questi video vogliono essere un aiuto, un sussidio, li possiamo chiamare delle pillole di liturgia, per aiutarvi a comprendere meglio la liturgia della Santa Chiesa e le cerimonie di essa, soprattutto in questo momento in cui siamo, ahimè, privati della Santa Messa. Il primo video di oggi riguarda il tempo della Passione e le sue caratteristiche dal punto di vista storico, della sua pratica e della mistica, quindi come viverle spiritualmente. Buongiorno a tutti. Allora, in questo primo video vogliamo parlarvi un pochettino del periodo della Passione, del tempo della Passione e della Settimana Santa. Faremo poi seguire, se reputiamo e soprattutto se ritenete la cosa interessante, altri video con i quali spiegheremo altri tempi della liturgia cattolica. Mi ispiro soprattutto, per quello che vi dico, agli scritti di Don Prosper Granger, abate di Solesmes, che, come voi sapete, ha scritto delle opere monumentali sulla liturgia, in particolare l'année liturgique, l'anno liturgico, che esiste anche in parte tradotto in italiano, ma che è stato edito soprattutto alla fine dell'Ottocento in francese. E poi altri libri, insomma, Don Granger, come voi sapete, è un autore che è reputato una grande autorità in liturgia. Parliamo un pochettino di questo tempo della Passione e quindi questi 15 giorni che precedono la festa di Pasqua e che devono quindi aiutarci a preparare al meglio i grandi misteri che si svolgono nella Pasqua cristiana, quindi la redenzione, la resurrezione di Cristo. Fino ad ora, durante la Quaresima, abbiamo visto che la Santa Chiesa, Nostra Madre, ha presentato alla meditazione dei fedeli, nelle prime, diciamo, 4 settimane della Quaresima, il digiuno di Cristo sulla montagna e si è occupata della preparazione dei catecumeni al battesimo che avveniva appunto il Sabato Santo e nonché la preparazione anche dei penitenti alla solenne riconciliazione che avveniva anche questa un tempo nel periodo pasquale. Ora, in questa quindicina, queste 2 settimane che ci separano dalla festa di Pasqua, la Chiesa vuole concentrarsi sulla meditazione dei dolori del Redentore e quindi non permette che i suoi figli arrivino all'immolazione dell'agnello divino senza aver disposto le loro anime alla contemplazione dei misteri di Cristo e di quello che Lui ha sofferto per noi. Possiamo dire che la Passione di Cristo, a partire dalla Domenica di Passione, forma l'unico pensiero della cristianità. E è vero che la liturgia non ha grosse differenze rispetto alle settimane che le hanno preceduta, ma soprattutto la settimana, diciamo, che segue, quindi quella che viene chiamata la Settimana Santa, ha delle caratteristiche del tutto uniche, che magari avremo occasione di approfondire prossimamente in un altro video e quindi tante riflessioni e soprattutto potremo magari concentrarci nella spiegazione delle varie cerimonie. Innanzitutto, quali sono i nomi che venivano dati all'ultima settimana che precede la Pasqua? Questa settimana è quella che veniva chiamata la grande settimana, era in venerazione fin dai tempi antichi
San Dionigi, già nel III secolo, vescovo di Alessandria, ci ricorda che questa settimana era in grande venerazione presso i cristiani. Veniva chiamata anche settimana penosa, perché ci faceva comprendere le sofferenze di nostro Signore e anche per un po' significare le fatiche che il clero doveva sopportare per le cerimonie della settimana santa. E poi veniva chiamata la settimana dell'indulgenza, perché vi si accoglievano, appunto, come abbiamo detto prima, i peccatori alla penitenza. E soprattutto l'uso entrato più comune è quello di chiamarlo la settimana santa, a causa della santità dei grandi misteri che si svolgevano in essa. Una caratteristica di questo periodo liturgico è il rigore del digiuno. È vero che ad oggi nulla, nessuna restrizione particolare la distingue dalle settimane precedenti. Ma nella settimana santa, un tempo, quando i cristiani erano più fervorosi, ve ne erano alcuni che lo spingevano questo digiuno al limite delle forze umane. Ve erano dei cristiani che prolungavano il digiuno dal lunedì mattina fino al giorno di Pasqua, al canto del gallo del giorno di Pasqua. Altri si limitavano a non prendere da mangiare per 3 o 4 giorni. E gli autori ci dicono che uno dei costumi, diciamo, più comuni consisteva nello stare a digiuno senza mangiare dalla sera del Giovedì Santo fino al mattino di Pasqua. Un'altra caratteristica della settimana santa sono le veglie, quindi queste veglie prolungate in chiesa che si continuavano nella notte fino al mattino, e quella del Giovedì Santo in memoria dell'ultima cena del Signore, e abbiamo memoria di tutto questo anche nella liturgia attuale col canto del mattutino che prende il nome di tenebre nel periodo della settimana santa, la veglia della notte tra il venerdì e il sabato, che era fatta per onorare la sepoltura di Gesù Cristo. San Cirillo di Gerusalemme ci ricorda questo costume. E poi quella più importante era quella del sabato santo, che durava fino all'alba, al mattino di Pasqua, per celebrare la risurrezione di Gesù. E di questa abbiamo anche la cerimonia pasquale, della vigilia pasquale, veglia pasquale, da cui che appunto prese il nome da queste antiche vigilie. Altre caratteristiche della settimana santa e anche dei 15 giorni della Passione è la sospensione dal lavoro. E quindi durante la settimana santa, per un lungo tempo, veniva richiesto ai fedeli la sospensione del lavoro per onorare, quindi in questo modo, la Passione del Signore, in quanto tutto questo periodo veniva considerato festivo. Il pensiero del sacrificio di Cristo doveva essere il pensiero comune della cristianità. Tutta la vita morale era assorbita dagli uffici divini e dalla preghiera, e nulla doveva distrarre l'uomo da questo, e quindi le sue forze del corpo erano, come dire, impegnate dal digiuno, dalla penitenza, dall'astinenza, dalla preghiera, e quindi non bisognava che il lavoro lo ostacolasse in questo. E questo ci fa anche capire poi quale impressione portava un tempo nei cuori cristiani questo periodo liturgico, nel quale appunto vi era un ritmo di vita che era completamente diverso da tutto quello che si viveva nel corso dell'anno, e le privazioni date dal digiuno e dall'astinenza ci dicono che la gioia che poi i cristiani provavano nel giorno di Pasqua era una gioia santa, appunto, perché metteva fine a tutte queste prove e tribolazioni, e quindi il sollievo del corpo dava evidentemente soprattutto il sollievo e la gioia dell'anima. Un'altra caratteristica di questo periodo ci fa notare Don Granger,
era la vacanza dei tribunali. Il codice Teodosiano prescriveva di soprassedere a tutti i processi e a tutte le citazioni già per i 40 giorni che precedevano la Pasqua. E questo si istituzionalizzò, possiamo dire, con Graziano Teodosio nel 380. E nel 389 Teodosio fece un decreto che interdiceva per i 7 giorni prima della festa di Pasqua e quelli anche che seguivano ogni citazione, ogni lavoro di ogni tribunale. Perché? Perché in questo si voleva onorare Cristo, innocente e ingiustamente giudicato dai suoi nemici e condannato a morte. Quindi, per rispetto a Gesù, ecco che i tribunali cristiani si astenevano dal proclamare sentenze e giudizi. Sempre in questa linea d'idea cristiana, vi era un altro aspetto che era il perdono dei regnanti. In questi giorni i principi cristiani non solo interrompevano la giustizia umana, ma volevano onorare in maniera sensibile la paterna bontà di Dio e quindi perdonare i colpevoli che avevano commesso dei crimini, vedendo come Dio Padre aveva perdonato, grazie al Figlio suo che si immola sugli altari, i peccati degli uomini. E quindi, imitando la Chiesa, i principi cristiani ordinavano l'apertura delle carceri o la liberazione di particolari criminali che non avevano commesso delitti troppo gravi e venivano liberati in questo periodo di Pasqua in omaggio a Cristo. Teodosio, ci informa San Giovanni Crisostomo, faceva mandare nelle varie città ordinanze che autorizzavano il rilascio dei prigionieri e queste ordinanze precedevano normalmente appunto il periodo di Pasqua. Questo un po', diciamo, per la storia e quelle che erano un po', diciamo, le pratiche dei cristiani, ma quanto a noi, come possiamo onorare il periodo che stiamo vivendo, il periodo liturgico in cui stiamo vivendo? Beh, vediamo che la liturgia ha alcuni aspetti particolari, comuni anche alla Quaresima, per esempio la soppressione del canto di gioia dell'Alleluia, che è già stato bandito a partire dalla Settuagesima. In questo periodo si accentua ancora di più con l'eliminazione del Gloria al Padre, che chiude ogni salmo, in particolare nella Settimana Santa, nell'Ufficio delle Tenebre, non c'è più il Gloria al Padre, e poi le letture del mattutino, della liturgia, improntate soprattutto agli scritti di Geremia, le famose Lamentazioni di Geremia. Paramenti liturgici, come in Quaresima, sono quelli violacei, ma con la particolarità del colore nero che viene preso il Venerdì Santo, in quanto in quel giorno si piange, la Chiesa piange il trapasso di un mortale che è Cristo, il suo sposo, sul quale pesano tutti i peccati degli uomini e quindi il rigore della giustizia divina. E quindi ecco che la Chiesa in quel giorno particolare, avremo magari appunto modo di parlarne in un prossimo video spiegando questa cerimonia, la Chiesa si riveste del colore nero. E abbiamo visto anche che una delle caratteristiche del tempo della Passione è il fatto che vengono velate le statue dei santi, viene velato il crocifisso, la croce è resa invisibile ai fedeli. E questo andrà fino al Venerdì Santo, alla grande cerimonia, appunto, in cui vi sarà l'adorazione della croce. La croce viene svelata, adorata e baciata dal clero e dai fedeli. Questo rappresenta le umiliazioni del Redentore che si nasconde quindi al furore dei suoi nemici e quindi deve sfuggire per non essere messo a morte anzitempo. Ecco quindi un po' quelle che sono le caratteristiche liturgiche di questo periodo. E per finire, un po' quello che deve essere, diciamo, il nostro spirito, la nostra preparazione spirituale nella nostra anima, appunto vorrei finire sempre su due citazioni di Don Guéranger. Gli dice l'amore per Cristo. E quindi Don Guéranger dice queste belle parole: ma che faremo proprio per l'agnello, per colui che ci dà il suo sangue ed abbraccia con tanto ardore la croce per la nostra liberazione?
Non è forse giusto che ci attacchiamo ai suoi passi e più fedeli degli apostoli al momento della sua passione, lo seguiamo giorno per giorno, ora per ora nella Via Dolorosa? Gli terremo fedele compagnia in questi giorni in cui si è ridotto a nascondersi agli sguardi dei suoi nemici. Invidieremo la sorte di quelle poche famiglie devote che l'accolgono fra le loro pareti, esponendosi con la coraggiosa ospitalità a tutta la rabbia dei giudei. Compatiremo gli affanni della più tenera delle madri, penetreremo col pensiero del Sinedrio, dove si macchina la congiura contro la vita del giusto. Ad un tratto l'orizzonte sembrerà illuminarsi un istante ed ascolteremo il grido dell'Osanna risuonare per le strade e per le piazze di Gerusalemme. Tale inatteso trionfo del figlio di Davide, le palme, le voci innocenti dei fanciulli daranno una tregua per un istante ai nostri presentimenti. Il nostro amore si unirà al tributo d'omaggio reso al re di Israele, che visita con una tale dolcezza la figlia di Sion, affinché sia adempiuto l'oracolo profetico. Ma queste gioie, vedremo, avranno poca durata e ricadremo subito nella tristezza. Poi Don Garangé ci anima alla fiducia, alla confidenza e dice ancora: speriamo dalla misericordia di Dio che i santi giorni in cui entriamo producano in noi quella felice trasformazione che ci permetta, quando suonerà l'ora del giudizio, in questo mondo di sostenere senza tremare lo sguardo di colui che sarà calpestato dai piedi dei peccatori. La morte del Redentore sconvolge tutta la natura, il sole meridiano s'oscura, la terra trema dalle fondamenta, le rocce si spaccano. Che ne siano scossi anche i nostri cuori e dall'indifferenza passiamo al timore, dal timore alla speranza, infine dalla speranza all'amore, affinché, dopo essere discesi col nostro liberatore negli abissi della tristezza, meritiamo di risalire con lui alla luce, irradiati dagli splendori della sua risurrezione, che, recandoci il pegno di una vita nuova, non potranno più estinguersi in noi. Ecco, queste belle parole di Don Guéranger accompagnino la nostra riflessione, meditazione e preghiera nei giorni che seguono. Grazie a tutti voi e saluti a tutti.